Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi sono qui a farvi vedere come sostituire il menu start di Windows 11 o Windows 10 con un menu start molto simile a quello di Windows 7 e Windows XP tramite un programma che si chiama OpenShell. Prima che questo video inizi, però, vi invito a lasciarmi un commento, a mettere un like, iscrivervi al canale, condividere il video con tutti i vostri amici e lasciatemi un like. Mi raccomando, direi quindi di non perdere tempo e cominciare subito con questo video. Innanzitutto, dobbiamo recarci su questa pagina Escape qua. diciotto import Qua. più plasma a sé amplia nuova scheda ingrandisci invio Eccola qua. documento Questa è, sentite sottofondo, la mia sintesi vocale. Questa pagina io ve la lascio in descrizione. Ve la lascio in descrizione. Una volta su questa pagina dovete inizio qui rilascio qui scaricare il file link .exe. schemata chioccio dietro escape cursor rilascio punto open link aggiornamento 4.4000 Ok. link di nuovo elenco puntato. Vedete, qui ci dà tutto quello che è stato aggiunto in questa versione. Link chiuso, link chiuso, Tutte le correzioni che sono state fatte. link chiuso, link chiuso, elenco di qua. E poi ci dà le risorse. Noi bisogna Link scaricare open shell. questa versione qua. Ok. Invio, elenco, qua, attenzione, download in corso di 7.2 MB, open shell, se tu, sottolineato 4, sottolineato 160.exe. Ok. Aspettiamo che il download si Attenzione, completi. download completato. Ecco, è stato completato. Adesso andiamo nei Chiudi la download. finestra, Windows, Jobs, Google, questo PC, Qua. invio, questo PC, cartel, desktop, invio, visualizza, non select, oggi, OpenShell, Clicchiamo su OpenShell mettici, Setup, come vedete c'è l'applicazione. invio, window dialog, download, Ok. visual, open, tra, cancel, pulsa, next, pulsa, Adesso qui alt, spa, chiudi, ingrandisci, non ingrandiamo. Ah distinvio, no, più, ok, già tutta grande. Qui bisogna premere Next. cancel, E next, spazio, open, trattino, bisogna macus, praticamente installare il programma. piace, tether, Quindi accettiamo i termini di condizioni, i termini della spazio licenza. attiva, back, next, pull, spazio, open, tra, Avanti, browse, andiamo avanti. pre-op, Qui create ci a start menu folder, dice pre-op selections, visualizzazione ad albero, open, trattino, shell, trattino, entire, creature, build, cosa verrà installato e possiamo scegliere cosa livello installare. 1, classic explorer, trattino, entire, creature, build, bay, installed on local hard drive, 1 di 4, Ok. open, trattino, shell, menu, trattino, entire, creature, build, bay, installed on local hard drive. Qui ci dice che possiamo installare, cioè che verrà installato e si può disattivare volendo. Spazio menu contestuale per Così. spostare entire creature build bay installed on local hard entire creature build bay installed on Ok, escape chiudo menu tramite premendo, cliccandoci sopra, si può scegliere se disattivare, installare solamente qualche cosa, installare tutto. Ci dice che verrà installato il classico, insomma, l'interfaccia classica di esplorare le risorse, il menu, l'interfaccia classica del menu start, Classic IE trattino entire creature build bay installed on local hard drive per spostare. Classic Internet Explorer. Open trattino shell date trattino entire creature. E anche il sistema di aggiornamenti di OpenShell. Livello open tra. Ok, quindi a noi ci va bene che venga installato tutto, quindi andiamo Browse avanti. punto. Qui possiamo scegliere anche la cartella di destinazione Spazio facendo open clic tra. Ok, qua. folder nave 2.0. A me mi va Cancel. bene quella che ha Ok. scelto lui. Spazio pre. Drop back next cancel next Quindi io premo su Next. spazio open trattino Ok. cancel back put install put. E adesso clicchiamo su installa. Ok, Spazio open trattino shell setup finestra di status 2 per attivare. adesso bisogna aspettare che l'installazione venga terminata. Potrebbe volerci un po' di tempo, a seconda del proprio computer. Controllo Ecco, de adesso è apparsa la richiesta di controllo dell'account utente, insomma, la richiesta di autorizzazione a installare questo programma. Noi ovviamente bisogna cliccare su sì o Puoi cliccarci consentire usa. andando sul pulsante e facendo doppio clic oppure se siete non vedenti il tasto spazio oppure se volete fare molto più velocemente basta premere il comando Alt più S Altese 1%, come faccio io. 100%. Open trattino shell setup finestra di Ok. dialogo. Status 2 punti. Per spostarvi usate tab. Cancel pulsante per attivare premete spazio. Open trattino shell setup finestra di dialogo. Clip tab finish button to exit setup disable finish Ok. pulsante. Adesso qui ci dice che l'applicazione, che il setup è finito. Premiamo su fine. Open trattino shell website link. Finish pulsante spazio download visual. E Ultima abbiamo foggia. finito. Alt F4 desktop fold.
Control Escape Settings for Open trattino Shell menu 4.4160 finestra di dialogo. Adesso io sono andato nel menu Start. Voi dovevate cliccare qua sul, insomma, sul tasto Start. Ovviamente io invece ho premuto Control Esc, che è uguale, o premete Control Esc oppure cliccate sul tasto Start. La funzione è la stessa, perché adesso si è aperto insomma, le impostazioni del menu Start del programma OpenShell. E qui possiamo scegliere un po' di cose. Possiamo scegliere le skin, che c'è Windows 7 Style, Classic with two columns. Ok, scusatemi la pronuncia mia in inglese, ma ho imparato dalla sintesi, con la sintesi vocale in inglese, si sente, vero? Sì. Classic stile, pulsante radio attiva. Poi Classic Style. Flat print. E basta. Io scelgo Windows 7 Style perché è quella che mi piace. Select skin punto 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 link. Replace start button, casella di controllo non attivata. Poi Replace start button. Questo lo attiviamo. Spazio attivo. Tanto. Advanced button options punto 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 link. Advanced button option. Qui potete esplorare da soli. Avvio start button. Vediamo un po' cosa Settings c'è. Settings for open tracking. Visualizzazione ad albero. Replace start button aperto. Zero elementi. Show on all taskbars aperto. Button tool tip editazione. Dollaro menu. Vedete, qui Settings c'è open. Tutte le impostazioni, ma queste sono Shell avanzate. Open tracking. Shell a page noi. Link. Backup pulsante. Ok pulsante. Cancel pulsante. Non interessa. Ok spazio. Desktop folder. Via. Okay. Barra desktop folder. E adesso andiamo Control nel menu escape, start. Menu contestuale. Risposta. Ok. Blocco note 1. Come avete visto, è cambiato il menu start. È tornato come quello di Windows 7. Installation.shi. Nofiles.blockbox. Vedete, bar 2. C'è anche come in Windows 7 c'è il menu a destra con tutte le applicazioni, e il menu a sinistra con le cartelle più utili, ad esempio quella dei utenti, quella dei documenti, immagini, quelle delle immagini, musica, quella della musica, oggetti recenti, oggetti recenti, questo PC, questo PC che sarebbe il vecchio computer, ma vabbè, questo va bene così. Pannello di controllo. Pannello di controllo. Impostazioni PC. Impostazioni PC. Dispositivi e stampanti. Dispositivi e stampanti. Programmi Insomma, predefiniti. Guida e supporto. Un po' di Esempio cose. punto, arresta il menu start per blocco. Come vedete, è uguale a quello di Windows 7. Visual. C'è anche tutti i programmi. Options di connessione. Pannello di JAWS 2000. Impostazioni. NVDA. File Zilla. Programmi. Programmi. Basta premere insomma, Access, basta cliccarci sopra Apple, e si apre. Vedete, l'interfaccia è uguale a quella di Windows 7. Almeno io con la sintesi vocale la vedo così, ma penso anche visivamente sia la stessa cosa. E questo penso funziona anche con no, con la come si chiama? Con esplora risorse, no, ma perché secondo me andrebbe configurato, ma questo a noi non interessa. Io ho fatto questo video tanto per solamente per farvi vedere come impostare il menu start in modo come c'era su Windows 7 e precedenti. Direi che questo video termina qua. Se vi è piaciuto lasciatemi un commento o un like, iscrivetevi al mio canale se non l'aveste ancora fatto, e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Home studio, avvia la terminal.